Ciao a tutti, bentornati al nostro corso Assimil, il francese senza sforzo. Siamo alla terza lezione. Utilizziamo le registrazioni audio e andiamo avanti. Troisième leçon. Au café. Monsieur, vous désirez? Du café, s'il vous plaît. Et du croissant chaud. Ah, vous êtes anglais? Oui, je suis de London. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci, vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, monsieur. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors? Où sont les croissants? Excusez-moi, messieurs. Et dépêchez-vous à notre table. Queste tra parentesi non ci sono le registrazioni, quindi le devo guardare per forza solo nell'alfabeto fonetico. Nella trascrizione fonetica. Allora, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Andiamo a vedere la traduzione. Al caffè. I signori desiderano due caffè, per favore, e due croissant caldi, quindi chaud e caldi. Et siete inglese? Oui, sì, sono di London. Ah, scusate, di Londra. Ma parlate bene il francese. Mais vous parlez bien le français. Grazie, molto gentile. Siete. Merci, vous êtes gentil. Siete gentili. Noi francesi siamo tutti gentili. Nous, les français, nous sommes tous gentils. Il cameriere è un altro tavolo. Perdonino signore, scusino signore, ecco il caffè e le tartine imburrate. E allora dove sono i croissant? Scusatemi signori e sbrigatevi al nostro tavolo. Allora, siete sicuro che sono sempre gentili i francesi? Toujours è sempre. Per sicurezza voglio vedere nel lessico, posso guardare indifferentemente se in italiano sempre, toujours, ci sono le varie lezioni in cui compare questa parola.
Ok. Le note. Metto la data, intanto, oggi è il 16 1 2017. Monsieur è il plurale di monsieur. Madame è il plurale di madame. In entrambi i casi la S del plurale non si pronuncia. Monsieur, monsieur. Come in italiano, vous desiderate, un modo cortese per chiedere cosa volete, soprattutto usato dai negozianti, camerieri, eccetera. Questo tipo di costruzione interrogativa è già stata spiegata nella nota 2. In francese l'aggettivo è solitamente posto dopo il nome che qualifica, con cui concorda in genere il numero. Se dunque il sostantivo è il plurale, anche l'aggettivo prenderà una S muta. Un livre rouge, deux livres rouges, un libro rosso, due libri rossi. I croissant alla lettera crescenti. Per la loro forma simile a una luna crescente, sono delle paste deliziose che i francesi mangiano tradizionalmente a colazione. Potete scegliere tra quelli ordinaire, normali, e quelli au beurre, au beurre, al burro. Molti nomi di città straniere sono francesizzati. Londra, London, Cologne, Cologne. Rome, Roma, Turin, Torino, è d'altronde un fenomeno che si riscontra in molte altre lingue. Come in italiano, anche in francese i nomi di popolazione si scrivono con la maiuscola, ma non gli aggettivi corrispondenti. Nous, les Français, j'ai un ami français. Allora. J'ai un ami francese, un'amica francese. J'ai un ami francese. Nous les Français, noi i francesi. Avevate notato all'inizio di ogni lezione la piccola E posta in alto, questa qui, accanto al numero tra parentesi. Questa E contraddistingue i numerali ordinali e l'abbreviazione del suffisso IEM. Troisième, troisième. Fanno eccezione premier, primo, e premiere, prima. In questi due casi le abbreviazioni da porre accanto al numero sono rispettivamente E, R, R e R. Il cameriere è un altro tavolo. Scusino, perdonino signori. Ecco i caffè e le tartine imburrate. No, questo l'ho letto, stavo leggendo le note. In francese esistono due generi, il maschile e il femminile. Un nome può essere preceduto dall'articolo determinativo le, il, lo, e dall'articolo indeterminativo un. Al maschile, dall'articolo determinativo la o dall'articolo indeterminativo un. Al femminile. L'articolo determinativo plurale è una forma unica, un'unica forma per i due generi. Le, i, gli, le. La frase 9, tartine, è un femminile plurale. L'aggettivo che lo qualifica deve concordare con esso in genere e numero alla forma bure. Bure. Come si pronuncia? Bure. Bure.
Ober. Tartin Beurre. 7. Perché nelle registrazioni me la pronunciava Beurre, per quello io ho detto sempre, infatti, Beurre. Beurre. Sono state aggiunte pertanto la E del femminile e la S del plurale. Pire. Queste due lettere non vanno però pronunciate. Dantin, pire. Depeche vous. Questa è la forma dell'imperativo per i verbi del primo gruppo, il cui infinito è in ER. Come are, 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 depêcher, désirer, excuser, depêche, désirer, excuser, la desinenza è zeta, è quella della seconda persona del plurale, vous désirez, desinenza è zeta, la seconda persona plurale. Per formare l'imperativo basta eliminare il pronome soggettivo. Pronome soggetto. Vous désirez. Quindi si dice désirez, desiderate in imperativo. Vabbè, facciamo gli esercizi. Premier exercice. Comprenez-vous ces phrases? Ci sono le registrazioni. Vous parlez bien le français? Deux cafés, s'il vous plaît. Voici les cafés et les croissants. Ah, vous êtes l'anglais? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Allora, traduciamo, vediamo un po'. Prima frase: Vous parlez bien le français? Voi parlate bene il francese? Deux cafés, s'il vous plaît. Due caffè, per favore. Voici les cafés et les croissants. Ecco qui i caffè e i croissants. Ah, vous êtes anglais? Ah, siete inglese? Oui, c'est ça. Sì, certo, certamente. Sì, è così. È così. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Siete sempre gentile al singolare, siete sempre gentile. Vediamo un po'. Parlate bene il francese, due caffè s'il vous plaît, due caffè per favore. Voici le caffè e le croissant, ecco qui caffè e croissant. Ah, vous êtes... Ah, siete inglese? Voi siete inglese? Sì, è così, sì, esatto. Siete sempre gentile? Sì. Allora, facciamo... Duxiem exercice. Non mi ricordo... Trouvez les mots manquants. Non mi ricordo... Trouvez. Trouvez les mots manquants.
Noi francesi siamo tutti gentili. Nous les Français, tutti. Come si dice tutti? Andiamo a guardare un attimo. Gentil. Gentils. Tutti. Non può essere toujours, perché toujours è sempre. Quindi tutti come si pronuncia? È una parola che non mi ricordo che abbiamo affrontato. Toujours. Tous. Ah, ecco, tous. Significa tutti. Tous. Tous sont tous gentil. Però sembra che non corrisponda tous. No, non corrisponde, perché qui ci sono più parole. No. Ah, no, aspetta, sto facendo un disastro. Tous c'è già. Non la gomma. Allora, è più banale. È il verbo. Sono, siamo. Nous sommes tous gentils. Dove u? Où sont les croissants? Ecco le tartine imburrate, signori. Voici les tartines beurrées. Vediamo come si scrive, perché beurrées con l'accento. Beurrées, messieurs. Tre. E le altre sono qui, è una parola, a non leggere tutto. 4. Parlate bene il francese, grazie, siete molto, grazie, molto gentile, voi siete gentile. Vous parlez, però come si scrive, vediamo un attimo, parlez. Vous parlez bien le français. Merci. Vous êtes gentil. Sono di Londra. Je suis. De. Un po'. De, sì. Je suis de Londres. Allora, somme gentils, son vivre, parler, e con l'accento circonflesso, anche se mi hanno detto al dottorato che adesso l'Accademia Nazionale, tipo la nostra Accademia della Crusca francese, ha espunto, ha eliminato l'accento circonflesso, un altro segno, a mio parere, di decadenza della civiltà francese. Tanto oramai di veri francesi ce ne sono ben pochi, credo. Sto esagerando, si intende, però è per dire. Sui de. Ecco qua. La terza lezione è terminata e ci vediamo per la quarta. Ciao a tutti!